In questa sezione daremo alcune note preliminari per quanto riguarda la formazione degli insegnanti al programma Alfabeto. Questo metodo, il metodo Alfabeto, è fonosillabico. Cosa vuol dire? Che respinge i metodi cosiddetti ideografici e globali. Fono si basa su una corrispondenza stretta tra grafema e fonema. Questo, soprattutto per le lingue trasparenti come la nostra, come l'italiano, ci viene in grande aiuto perché abbiamo una corrispondenza univoca tra fonema e grafema, ovvero ad ogni fonema corrisponde un grafema specifico. E come dicevamo prima, la lingua italiana è una di queste cosiddette lingue trasparenti e quindi abbiamo una facilitazione nell'apprendimento della lettura grazie a questa corrispondenza. Il termine phon, o suono, infatti fa da prefisso a diversi termini che poi troveremo quando andremo a vedere la presentazione. Una cosa importante è fare una distinzione tra aspetto fonologico e aspetto metafonologico, ovvero se l'insegnante si sofferma per pronunciare una certa parola, ad esempio prato, e alcuni bambini non riescono a pronunciarla correttamente, dicono pato, ad esempio, l'insegnante interviene sull'aspetto fonologico articolatorio, ovvero l'esecuzione della parola. Quando si parla invece di metafonologico, abbiamo un distacco dall'aspetto puramente articolatorio, perché sappiamo che infatti meta, lo troviamo infatti anche in altri ambiti, vuol dire andare oltre. E quindi vuol dire andiamo oltre questo aspetto e andiamo sulla consapevolezza, sugli aspetti che riguardano il suono. Il programma Alfabeto utilizza anche dei software per facilitare la capacità metafonologica e si chiede al bambino in alcune attività di riconoscere parole pronunciate che iniziano o finiscono con una certa vocale. Comunque va detto che la capacità metafonologica non è qualcosa che evolutivamente viene per forza dopo, sempre dopo. Ad esempio, già se facciamo un lavoro sulle rime, già nella scuola d'infanzia i bambini dimostrano di avere questa capacità. Nel metodo Alfabeto, l'aspetto fonologico, articolatorio e metafonologico, è di grande rilevanza. Proprio rappresenta il fattore di maggiore distinzione rispetto alle prassi a cui siamo abituati. Però come possiamo affermarlo? In un momento che poi troverete nella guida, che abbiamo chiamato modellamento. Questo termine può sembrare un po' duro, ma in realtà è usato intenzionalmente per sottolineare il fatto che il ruolo dell'insegnante, il fatto che l'insegnante deve mostrare ad alta voce come si pronunciano i suoni, spingendo gli alunni a fare altrettanto. Vedrete nella sezione del sito, tanto vediamo dopo il link, che abbiamo molti video di spiegazione, di contromodellamento, diciamo così, in cui vediamo come dovrebbe essere eseguito. Ovviamente questo comporta anche un lavoro da parte dell'insegnante, quindi gran parte dell'efficacia è legata anche alla pazienza e alla motivazione dell'insegnante che dovrà far fare ai suoi alunni questi esercizi, seguendo appunto il proprio esempio. Questi modellamenti possiamo chiamarli modellamento fonologico e metafonologico. Una tentazione, diciamo così, potrebbe essere pensare che per insegnare a leggere possiamo usare un approccio, diciamo, fonetico radicale, cioè insegnare una per una tutte le lettere dell'alfabeto e il loro suono, magari seguendo l'ordine alfabetico. In realtà un metodo di questo tipo non sarebbe funzionale, se non altro con i bambini della classe prima della primaria, perché proprio va in contrasto con alcune regole di sviluppo fonologico. Perché molti suoni che troviamo anche all'inizio dell'alfabeto, soprattutto le consonanti, non sono facili da riconoscere. Perché infatti si chiamano consonanti perché hanno bisogno di avere un altro suono su cui appoggiarsi. Per questo poi le sillabe possono venirci in aiuto e facilitare. Le sillabe piane sono formate da una consonante e una vocale. Troverete spesso questo riferimento a CV, consonante vocale.
E come, anche se la nostra lingua, appunto, abbiamo detto è una lingua trasparente, comunque alcune eccezioni, poi le vedremo più avanti, ci sono. Queste eccezioni di cui parlavamo, riguardano, i casi in cui non riusciamo ad applicare direttamente la corrispondenza grafema-fonema. In particolare abbiamo le lettere C e G che sono dipendenti dal contesto, quindi possono essere pronunciate in modo duro o dolce proprio in base al tipo di contesto. E di conseguenza anche i gruppi ortografici, ne abbiamo 16, poi vedrete anche nei materiali, chi, che, gi, ghe, eccetera, sono questi gruppi in cui troviamo delle eccezioni da contestualizzare. Giusto per specificare, ortografico non vuol dire scritto bene, ma lo usiamo per indicare alcune eccezioni, quelle di cui stavamo parlando, che devono essere tenute a mente perché queste vanno semplicemente imparate. In altri termini, in questi casi serve il metodo olistico o globale. Nel programma Alfabeto riceverete una guida in cartaceo, ma sulla sezione dedicata del sito Sapie c'è anche una versione in PDF. Nella versione in PDF trovate anche i link diretti a tutti i vari video e ai materiali. In ogni caso, la sezione in cui poter scaricare tutto il materiale è questo, si trova a questo indirizzo, sapie.it/alfabeto. Nella versione cartacea c'è un piccolo difetto di stampa, c'è un HTTP con 3T, comunque basta digitare in questo modo www.sapie.it/alfabeto e potrete trovare tutti i materiali. Brevemente vi faccio vedere come nella versione PDF della guida dell'insegnante sono attivi i link, sia il link per la sezione alfabeto. Vedete questa qua, da cui appunto potrete trovare i video introduttivi al metodo, in cui c'è anche questo che state vedendo adesso, il PDF sia della guida dell'insegnante che del libro del bambino, oltre a tutti i download dei vari materiali, sia per l'insegnante che per i bambini, e anche un archivio di tutti i video indicati per unità e per titolo, realizzata appunto dalla maestra Francesca Casamassima. Un altro modo per raggiungere i video è quando avrete scaricato la guida in PDF, è cliccare direttamente sul titolo del video. In questo modo vi troverete direttamente all'interno del sito Sapie, proprio nel video indicato nella pagina della guida. Potete poi tornare eventualmente all'elenco dei video, se volete subito farne vedere un altro o utilizzarne un altro, oppure di nuovo dalla guida quando incontrerete un nuovo link. Buon lavoro!